Io sono Ismaele Pagana. In realtà, più che un approccio didascalico, oggi mi piacerebbe adottare un approccio di condivisione delle esperienze. Fino a qualche mese fa io stavo seduto nei posti dove oggi siete voi, quindi cogliere questo sguardo atterrito un pochino mi mette, come dire, la necessità di cercare di risollevare, come dire, la vostra ambizione e intraprendenza in questo senso. La mia esperienza diciamo, è consistita in uno stage presso la rappresentanza permanente d'Italia alle Nazioni Unite. È un nome complicato, in che cosa consiste? Si tratta dell'avamposto del governo italiano presso le Nazioni Unite, in cui un gruppo di funzionari negozia la posizione dello Stato italiano per difendere i propri interessi e per cercare di portare avanti gli obiettivi della prosperità e della pace nel mondo. Come si è evoluta questa esperienza? Sicuramente tutti voi avrete sentito parlare dell'ONU, molto spesso nei giornali o magari in radio. Cos'è l'ONU? Nel novero delle organizzazioni internazionali, l'ONU si classifica per essere un'organizzazione intergovernativa. Cosa significa questo? I membri, i costituenti di questa organizzazione sono i governi degli stati di tutto il mondo. Si caratterizza per essere inclusiva. Sono rappresentati 196 stati nel mondo, 193 come stati membri e 3 come osservatori. Quindi c'è una rappresentazione equa, diffusa, capillare. Si caratterizza per essere una sede di diplomazia multilaterale. Fino a questo momento abbiamo sentito accennare di rete consolare diplomatica. Questa è un'esperienza diversa, perché nel caso di consolati e sedi diplomatiche c'è un rapporto stretto tra la sede accreditata e, diciamo, lo Stato ospitante. In questo caso si tratta di diplomazia multilaterale perché ci sono tutta una serie di stati che collaborano tra di loro. L'esperienza alle Nazioni Unite, la cui sede principale è a New York, ma le cui articolazioni si trovano anche a Ginevra, in Svizzera, a Vienna in Austria, in Italia a Roma e a Nairobi, si caratterizza per essere di diversa natura e di diverso spessore. Cosa si fa alle Nazioni Unite? Alle Nazioni Unite tutte le settimane ci sono dei negoziati che cercano di portare avanti sia la conoscenza, la sensibilizzazione rispetto ad alcuni temi, ma che cercano anche di imprimere in primo luogo dichiarazioni di principio, ma contribuire con dei cambiamenti concreti. Dicevo, i lavori ufficiali. L'attività delle Nazioni Unite si caratterizza per una dichiarazione risalente al 2015 che è conosciuta come Agenda 2030. Io sono molto contento che negli ultimi anni questa università ha portato avanti dei nuovi insegnamenti, quali la cattedra UNESCO, ma anche insegnamenti in cui sono stati inseriti seminari di approfondimento degli SDGs, che sono i 17 obiettivi che Agenda 2030 si prefigge di raggiungere. 17 obiettivi articolati in 169 target. Cosa si cerca di raggiungere? Non soltanto la pace nel mondo, che può essere un obiettivo considerato effimero, una chimera, ma anche obiettivi più concreti, quindi sconfiggere la povertà, raggiungere un livello di scolarizzazione permeante anche in realtà lontane dalle società cosiddette civilizzate. Raggiungere un livello di sviluppo che si suole definire sostenibile. Sostenibile in quali termini? Ci sono tre dimensioni dello sviluppo che le Nazioni Unite vuole portare avanti: una dimensione sociale, economica e ambientale. Sociale, che tenga in considerazione, come dire, la dimensione umanitaria, i diritti civili e umani di ogni cittadino, diciamo, su tutto il mondo. La dimensione ambientale, perché non possiamo più considerare uno sviluppo sganciato da dinamiche di sostenibilità e di cura e rispetto dell'ambiente. E anche di natura economica, dove non c'è sviluppo economico non ci possono essere diciamo, prospettive di altra natura. Dicevo, si tratta di un'organizzazione intergovernativa, tutti gli stati hanno una rappresentanza permanente. La mia esperienza quindi si classifica non come un'esperienza presso gli uffici interni alle Nazioni Unite, ma presso quell'avamposto che tutti gli stati hanno di diplomazia per negoziare le proprie posizioni. Per cercare di spiegarci meglio, in cosa consiste, come si articolano le Nazioni Unite? C'è un primo organo principale chiamato Assemblea Generale, in cui tutti gli stati hanno diritto a presenziare con un voto, ma a essere rappresentati fino a un massimo di 5, con un massimo di 5 rappresentanti. C'è un altro organo molto importante che si chiama Consiglio di Sicurezza. Al Consiglio di Sicurezza siedono
15 paesi membri, di cui ci sono alcuni membri permanenti e sono 5, ci sono degli altri membri non permanenti che diciamo ammontano a 10. La mia esperienza si inserisce nel momento in cui l'Italia viene eletta al Consiglio di Sicurezza. L'Italia è stata eletta come membro non permanente, insieme ai Paesi Bassi ha lanciato un segnale molto importante in questo momento di disaggregazione, in questo momento in cui affioriscono i populismi e una forte introversione verso la propria esperienza nazionale. Quando l'Italia viene eletta al Consiglio di Sicurezza si stringe un accordo storico, perché la prima volta due stati decidono di condividere una candidatura al Consiglio di Sicurezza rappresentando il proprio stato, nel caso dell'Italia per il primo anno, nel caso dei Paesi Bassi per il secondo, ma c'è una candidatura, come dire, bionivoca, condivisa, perché la politica, l'agenda, i temi all'ordine del giorno venivano condivisi da due paesi che appunto nell'ottica di un forte senso europeista avevano condiviso questo percorso. Tra gli altri uffici importanti c'è anche, tra gli altri organi importanti c'è anche ECOSOC, che è l'organo che mi ha visto più direttamente impegnato, e il segretariato. Come si accennava prima, il segretariato è quell'organo che ospita i funzionari più tipicamente definiti funzionari internazionali. Una cosa importante rispetto all'opportunità che il governo italiano mette a disposizione è che i tirocinanti sono inseriti in un contesto in cui la componente formativa si staglia in un contesto lavorativo, ma i tirocinanti sono accreditati alle Nazioni Unite come political advisor, non come tirocinanti. Ogni tirocinante è stato accreditato negli Stati Uniti con un visto diplomatico, è stato messo a disposizione un ingresso come political advisor pieno, con tutte le facoltà che questo comporta. Quindi ogni tirocinante può essere, si può trovare nella situazione di rappresentare il proprio Stato, sia all'interno dei lavori ufficiali delle Nazioni Unite e sedere al Desk Italia, ma si può trovare anche a rappresentare l'Italia all'interno di un gruppo regionale che è nato negli anni all'interno delle Nazioni Unite. Questo gruppo regionale si chiama Delegazione dell'Unione Europea. Perché è importante? Nonostante l'Italia sia il settimo contributore per volume di introiti nei confronti del bilancio dell'ONU, costituisce un piccolo paese se consideriamo tutto il planisfero mondiale. Quindi qual è la chiave di svolta per far sentire la voce dei piccoli paesi europei? Costituire questo gruppo regionale in seno alla delegazione europea affinché tutti i paesi membri raggiungano una posizione condivisa e comune per poi esternarla nei confronti degli altri membri delle Nazioni Unite. Dicevo questo perché, rispetto agli interventi di questa mattina mi sento di rincuorarvi. Le opportunità per raggiungere questi stage non sono assolutamente delle chimere. Questa università supporta queste attività in maniera strenua e supporta non soltanto a parole o in dichiarazioni ufficiali, ma mette a disposizione dei fondi. Nel mio caso si trattava del primo tirocinio che questa università è riuscita a conquistare alle Nazioni Unite presso la rappresentanza permanente. Non c'erano schemi precedenti per cercare di affrontare questo meccanismo, perché seppur sia uno stage molto formativo, il governo italiano mette a disposizione l'opportunità di imparare, ma a scarse risorse economiche. C'è una convenzione quadro tra la CRUI, quindi Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e le università stesse, a cui questa università partecipa. È previsto un rimborso spese, seppur, come dire, simbolico. Nel momento in cui mi sono trovato a partecipare a questa selezione e risultarne vincitore, l'università non si è tirata indietro, ha offerto un contributo più cospicuo rispetto a quello che altre università mettono a disposizione, ha messo a disposizione la competenza dei propri collaboratori. Mi sono sentito supportato nel momento in cui uno dei membri dell'ufficio orientamento mi supportava nella ricerca di una assistenza sanitaria, una copertura sanitaria. Non l'ho dovuto fare autonomamente, ma un collaboratore mi ha consigliato quale poteva essere l'opportunità migliore e più sicura, perché vi ricordo che il Servizio Sanitario Nazionale è una realtà italiana che non in tutti i paesi europei è presente, e tantomeno è ancor meno presente in altre realtà internazionali quali gli Stati Uniti. Quindi dicevo, questa università supporta queste esperienze, si tratta ormai di stage curriculari, quindi all'esito del mio percorso, che è iniziato a gennaio del 2018 e si è concluso a maggio del 2018, è stato anche riconosciuto dal punto di vista di crediti formativi nel numero di 6. C'è stato un supporto costante, perché scambi epistolari, mail, per cercare di capire se tutto stesse procedendo per il meglio.
Qualcosa ancora per quanto riguarda le Nazioni Unite, non soltanto dichiarazioni di principio. Insieme a questa organizzazione gli Stati non sono chiamati soltanto a partecipare economicamente, ma a mettere a disposizione expertise. Nel caso dell'Italia, questo contribuire all'avanzamento dello stato di sviluppo delle società in giro per il mondo si realizza in diversi modi. Ci sono dei lavori informali, chiamati Group of Friends, in cui l'Italia cerca di portare avanti dei temi essenziali per la nostra società, tra i quali la moratoria per la pena di morte. L'Italia ha costituito un gruppo of friends ormai decenni di anni fa. Inizialmente contava pochi aderenti, perché si aderisce su base volontaria, ogni Stato può decidere di aderirvi o meno. Ad oggi il numero di aderenti è aumentato e non è soltanto un dato numerico, significa che in giro per il mondo, grazie al contributo della nostra diplomazia, ci sono meno Stati che utilizzano e ricorrono alla pena capitale. Ma non si tratta soltanto di portare avanti questi temi, ci sono altri temi che l'Italia ritiene importante, quale può essere il coinvolgimento delle figure femminili nei ruoli di potere. Oggi questo è ancora più vero rispetto al passato, perché il segretario generale del nostro Ministero degli Affari Esteri, Elisabetta Belloni, è una donna, ha effettuato una carriera molto entusiasmante ed è arrivata a ricoprire questo ruolo per la prima volta nel nostro paese. Altre figure importanti per rappresentare il fatto che la parità di genere non sia soltanto una bella dichiarazione di principio, è rappresentata dal fatto che Mariangela Zappia oggi è ambasciatrice per l'Italia alle Nazioni Unite, anche in questo caso prima donna a ricoprire questo ruolo, e lo sta facendo nel migliore dei modi, perché si avvantaggia di un'esperienza realizzata in seno alla NATO, all'Unione Europea, in Italia al Ministero degli Affari Esteri. Ci sono altri metodi e cardini in cui il nostro Stato porta avanti i propri obiettivi di sviluppo. In che modo? Portando avanti dei negoziati bilaterali. Cosa significa? Ogni settimana alle Nazioni Unite ci sono dei negoziati, giungono a New York ministri e presidenti del Consiglio da ogni parte del mondo. In questi contesti l'Italia cerca di sfruttare la presenza di questi esponenti per cercare di raggiungere un obiettivo. Uno dei pochi esempi che vi posso raccontare è un accordo che l'Italia ha stretto con i paesi chiamati CARICOM del Sud America e dell'America Latina per cercare di affrontare il cambiamento climatico. Può sembrarci un argomento lontano, ma ci sono interi stati insulari e isole nel Pacifico che rischiano di scomparire tra qui a 30 anni. Scomparire nel vero senso della parola, nel senso che l'innalzamento del livello dei mari potrebbe comportare il fatto che siano completamente inondati. Questi stati sono costretti a trovare un accordo con stati confinanti e limitrofi per cercare di garantire una propria sopravvivenza, ma sono molto vulnerabili. Si tratta di stati piccoli, molto spesso economicamente svantaggiati. In questo senso l'Italia non vuole essere soltanto lo Stato che foraggia dal punto di vista economico misure da mettere in atto, ma vuole essere uno Stato che mette a propria disposizione l'expertise, in questo caso dei funzionari che lavorano a New York, per cercare di portare avanti progetti di resilienza ambientale. E questo è stato fatto tramite progetti di finanziamento a fondo perduto, finanziamenti a basso tasso di interesse verso questi stati. L'esperienza a New York, come dicevo, è nata e si inquadra come uno stage. Rispetto ai contributi iniziali ritengo di effettuare alcune precisazioni. Si diceva che gli stage presso la rete diplomatico consolare italiana non sono possibili. Ecco, il mio tirocinio si inquadra proprio all'interno della rete diplomatico consolare, come grazie al programma Maeci Crui. Ci sono dei requisiti da dover rispettare per giungere a questo obiettivo. Anche in questo caso l'Università dell'Insubria vi supporta. Queste posizioni, queste calls vengono pubblicate, ma l'Università dell'Insubria si occupa di filtrare gli studenti che hanno i requisiti e a questi studenti arriva una comunicazione diretta, e questo è stato il mio caso. Ci sono tanti altri ragazzi che magari potrebbero partecipare in linea di principio perché ne hanno i requisiti, le competenze linguistiche, un curriculum adeguato, ma semplicemente non sono venuti a conoscenza per scarsa strategia di comunicazione. Questo in università avviene, quindi un consiglio che voglio darvi è: preparatevi in tempo. Questi stage si possono inserire all'ultimo anno di laurea magistrale, e il nostro governo chiede che vengano conseguiti almeno 260 CFU, se i bandi sono rimasti inalterati. Si chiede una media
del 27 su 30. Può sembrare una media improba, però si tratta di esperienze formative a un certo livello in cui lo Stato vi accredita, come dire, garantendo tutta una serie di facoltà, quindi bisogna rispettare determinati requisiti. Si chiede una competenza che in base alle posizioni di tirocinio potrebbe essere B2 o C1 della conoscenza dell'inglese. Conoscenza di lingue ulteriori sono richieste per fare stage in paesi diversi in cui la lingua madre non sia l'inglese, non solo spagnolo, il francese. Questione importante: il governo italiano mette a disposizione, credo, 3 volte l'anno i bandi per questi tirocini. Non si tratta soltanto di tirocini in sede molto prestigiose o difficili da raggiungere, quali potrebbero essere, non solo, l'Unione Europea, le Nazioni Unite, ma ci sono sedi in tutto il mondo. Ogni course viene, diciamo, prevede un numero di tirocini che si aggira tra i 250 e i 300 posti. Sembrano un'enormità, si tratta di tirocini diffusi in tutto il mondo, quindi Sud America, Africa, Asia, anche Europa. Ognuno dei ragazzi che vuole partecipare, come dicevo, deve assolvere questi requisiti iniziali. Molto spesso viene sottovalutata l'importanza di una lettera motivazionale. Nel momento in cui si affronta uno stage che non è necessariamente richiesto per il conseguimento della laurea, emerge una componente emotiva, una componente individuale molto forte. Sicuramente è un errore che vi sconsiglierei di fare, sottovalutare la lettera motivazionale. Non basta soltanto riportare la media degli esami conseguiti, non basta riportare di aver effettuato alte esperienze o di essere in corso con gli esami. Un consiglio che mi sento di darvi è porre la giusta attenzione alla lettera motivazionale, perché il selezionatore molto spesso viene a conoscervi direttamente attraverso le parole che voi imprimete con inchiostro su carta. Quindi questa è un aspetto importante. Si possono esprimere 2 preferenze, ci sono in questo tipo di bandi 2, diciamo, tipi di candidature. Un primo gruppo regionale riguarda i paesi europei, il Nord America, e un secondo gruppo di candidature riguarda la restante parte del mondo, quindi Asia, Africa, America Latina. Come dicevo, questa università ha cercato di supportare gli studenti che sono riusciti in questi obiettivi, cioè conquistare questi stage, supportandoli in diversi modi, anche rispondendo alle tante richieste che possono, come dire, affiorare in un ragazzo che magari ha 23 anni, che si trova a candidarsi per uno stage senza neanche avere troppe velleità, ma che dopo viene selezionato e quindi nel giro di qualche tempo deve affrontare un cambio di vita e deve, come dire, andare a inserirsi in una realtà molto diversa. Quindi c'è anche un supporto dal punto di vista di richieste pressanti, come potrebbe essere successo nel mio caso. Vi voglio rassicurare, mi sono laureato a dicembre 2018, io ho iniziato gli studi in giurisprudenza nel 2013, avendo fatto questo tirocinio non ho procrastinato la data di laurea, non mi sono attardato, ci sono i meccanismi affinché questi percorsi di formazione siano ritenuti e divengano sostenibili per il vostro percorso. Cioè, voglio dire, nessuno vi chiede di fare gli stage per, come dire, finire fuori corso. Questo è ancora più vero perché ancor prima che partecipare ad uno stage del bando Maici Crui ho effettuato un altro stage all'ufficio legislativo di un ministero della Repubblica. Quindi ho speso circa un anno di tempo lontano dalla sede di Como, ma diciamo, nonostante questo non c'è il rischio che finiate fuori corso. Comunque secondo me vale la pena provare e cercare di essere intraprendenti in questo senso. Come dicevo all'inizio, questo intervento vuole essere di condivisione. Io sarei molto contento se qualcuno di voi adesso alzasse una mano, mi facesse domande su dettagli che magari mi sono sfuggiti, su chiarimenti, su, non so, impressioni a questo riguardo. Li hai riempiti di parole, poveretti. Cioè. Grazie, Ismaele. Comunque, se qualcuno ha domande, un applauso glielo facciamo però, Ismaele. Cioè, voglio dire...